Dai 16 ai 26 anni ho vissuto sempre con un grande senso di inadeguatezza. Dovunque andassi, io non mi sentivo mai all'altezza della situazione. Essere stata bocciata alle superiori non ha aiutato la mia autostima, perché per me è stato come se qualcuno fosse arrivato dall'alto a dirmi: "Ehi tu, stai al posto tuo, che non vali niente". Così, una volta diplomata, ho scelto di prendere ingegneria, perché volevo dimostrare a me stessa che non ero stupida. E se sei una persona che a scuola non va tanto bene, scegliere una facoltà complessa come ingegneria è l'ultima decisione che puoi prendere nella tua vita. La decisione più stupida che puoi prendere nella tua vita. Perché ogni volta che uscivo da una lezione, io non avevo capito niente. E questo ha fatto sì che mi sentissi sempre più stupida, sempre più inadeguata, sempre più non all'altezza. Avevo iniziato a pensare che non avrei mai potuto fare niente di significativo nella mia vita. Mi sentivo una fallita. Nel pensiero comune, non andare bene a scuola e non andare bene all'università vuol dire avere problemi poi nel mondo del lavoro, mentre andare bene a scuola e andare bene all'università è associato ad avere un futuro più facile, spianato. Beh, nel mondo che cambia alla velocità di oggi, velocità a cui non sta cambiando la scuola e velocità a cui non cambia l'università, come vai a scuola e come vai all'università non saranno mai le uniche variabili per definire quello che farai da grande. La scuola ti mette delle etichette. Se non ti fai mettere etichette, questo non è un problema. Ma se ti fai mettere le etichette, l'etichetta del primo della classe, come l'etichetta dell'ultimo della classe, sono delle armi a doppio taglio. Perché una ti fa pensare di essere pronto ad affrontare il mondo, mentre l'altra ti fa pensare che non sarai mai abbastanza pronto ad affrontare il mondo. E ovviamente nessuna delle due è vera. E probabilmente, se avessi capito questo qualche anno prima, avrei risparmiato anni e anni di terapia. Però noi oggi siamo qua. E siamo qui a parlare di formazione. E siamo qui a parlare di metamorfosi. E se io penso alla mia metamorfosi, c'è sicuramente una cosa che devo farvi vedere, anche se ancora me ne vergogno un po'. Questa ero io, nel mio secondo terzo superiore, e questo è esattamente il libretto di scuola del mio secondo terzo superiore. E quando io guardo questa ragazza, quando guardo questa bambina, mi chiedo: cosa ti ha fatto fare una trasformazione? Cosa ti ha cambiato? Allora, sicuramente aver cambiato parrucchiere è stata una scelta saggia. Però poi ho cercato di andare un po' più a fondo e ho capito che le cose che mi hanno aiutato maggiormente sono state l'essermi guardata dentro, l'essermi messa in gioco e l'aver avuto il coraggio di sognare in grande. A un certo punto ho iniziato a chiedermi se tutti quei pensieri limitanti che io avevo su di me fossero realmente miei o se me li ero fatti mettere. Perché io dentro di me sentivo la voglia di fare qualcosa di grande, sentivo che avevo un'energia, però quell'etichetta della bocciata, fallita, mi bloccava. E tutto quel dolore, tutta quella sofferenza, poi però a un certo punto mi sono serviti, perché hanno iniziato a farmi fare delle domande. Ho iniziato a chiedermi: ma perché sei viva? Qual è il senso della tua vita? Perché sei venuta al mondo? Ovviamente non era una domanda facile a cui rispondere. Però avevo capito una cosa, avevo capito che avevo bisogno di trovare un obiettivo per la mia vita, avevo bisogno di legare la mia vita a un obiettivo più grande di me, avevo bisogno di quell'obiettivo più grande di me per uscire dalla modalità sopravvivenza e per iniziare a vivere. E in questo senso, la scuola che io avrei voluto non è quella che ti dà le giuste risposte, ma è quella che ti aiuta a farti fare le giuste domande. Io ho scoperto quando ero già grande il concetto di Ikigai. Questa è un'immagine che racchiude in sé dei concetti importantissimi. E io sono sicura che se noi mettessimo questa immagine dietro le cattedre di ogni scuola, a partire dalle elementari fino ad arrivare all'università, noi a un certo punto avremo delle generazioni più consapevoli. Perché chi prima, chi dopo, chi di più, chi meno, avremo quasi ogni persona al mondo che ha iniziato a chiedersi: ma io cos'è che amo? Ma io in cosa sono bravo?
Per cosa potrei essere pagato? E soprattutto, di cosa il mondo ha bisogno? Io avevo capito una cosa. Avevo capito che volevo fare un lavoro che non fosse soltanto utile a me, alla mia soddisfazione personale e alla mia soddisfazione economica. Io volevo fare un lavoro che avesse un impatto positivo sulla società. Non sapevo come farlo, ovviamente. Però, una volta laureata, perché poi ce l'avevo fatta comunque a laurearmi, ho iniziato a studiare le tecnologie che in quel momento stavano cambiando il mondo. Ho iniziato a studiare il mondo del digitale, il mondo dell'innovazione. Ho iniziato ad acquisire competenze che ho scoperto dopo essere molto richieste nel mondo del lavoro e ai tempi le avevano poche persone. E qui ho capito una cosa. Ho capito che quando non riesci a esprimere il tuo massimo potenziale nelle strade che tutti ti indicano, hai due scelte: arrenderti o iniziare a cercare nuove strade. Quello che successe è che nel 2016 mi si presentò un'occasione lavorativa abbastanza importante. Mi chiesero di entrare a far parte di un team che stava gestendo la comunicazione online e offline di un comitato a livello nazionale. Non c'è bisogno che io vi dica che non mi sentivo all'altezza di quel lavoro, perché mi sembrava una cosa troppo grande per me. Eppure le competenze ce le avevo e soprattutto sentivo che era arrivato per me il momento di mettermi in gioco. Così accettai. Da quel lavoro ho capito una cosa molto importante. Ho capito che il mio lavoro nel digitale poteva avere un impatto su tantissime persone. E soprattutto in quel lavoro conobbi Gherardo, quello che poi è diventato il mio socio, mio marito, la persona con cui ogni giorno cerco di raggiungere i miei obiettivi. Io e Gherardo avevamo diverse cose in comune. Entrambi avevamo sofferto tanto per trovare la nostra strada. Entrambi ci eravamo reinventati nel digitale. Ed entrambi volevamo lasciare un segno positivo nel mondo. E ovviamente entrambi non avevamo idea di come farlo. Però siamo partiti dalle nostre sofferenze e abbiamo iniziato a dire: ma se noi avessimo scoperto tutti questi mondi anni e anni prima, quanti anni di sofferenze ci saremmo risparmiati? Al che abbiamo lasciato i nostri lavori e abbiamo iniziato un folle tour nelle scuole di tutta Italia a titolo completamente gratuito per andare a raccontare ai giovani quali erano le nuove professioni che si stavano sviluppando, quali erano tutti quei lavori che spesso a scuola e all'università non ti raccontano. Quello era diventato il nostro nuovo obiettivo e noi non sapevamo su quante persone avremmo impattato, ma siamo partiti pensando che se fossimo riusciti a risparmiare le nostre sofferenze anche solo ad un ragazzo, noi ne saremmo stati felici. Quello che abbiamo scoperto andando nelle scuole è che 10 anni dopo non era cambiato niente. La maggior parte dei ragazzi non avevano idea di quali fossero i nuovi lavori. Però vedevamo negli occhi di alcuni una scintilla. Vediamo la scintilla della speranza quando iniziamo a raccontare quante nuove opportunità c'erano. Ed è stata proprio quella scintilla che ci ha spinto a non mollare nei momenti difficili e ci ha spinto ad andare avanti. E così quel tour nelle scuole è diventato un tour nelle università. E dopo poco eravamo riusciti a creare un nuovo modo per fare formazione online basato sulla pratica, sui lavori del futuro. Perché fare pratica? Perché sia io che lui ci eravamo resi conto che è stato solo facendo pratica che ci siamo accorti in cosa eravamo bravi e in cosa non eravamo stati bravi. E entrambi avevamo scelto le nostre carriere sulla carta e quindi ci piaceva l'idea di aiutare i ragazzi a fare pratica. Dopo qualche anno ci siamo resi conto che avevamo creato una realtà che era realmente in grado di orientare i giovani alle nuove professioni, era realmente in grado di formarli e soprattutto, cosa che non ci aspettavamo quando eravamo partiti, tutte le persone che facevano i corsi, poi entravano nel mondo del lavoro. Nel giro di pochi anni avevamo creato centinaia di posti di lavoro. Era tutto bellissimo, era tutto perfetto, però qui entra in gioco il terzo punto. Avere il coraggio di sognare in grande, perché volevamo fare qualcosa di più, volevamo fare un ulteriore passo. Io ancora oggi, quando dico a voce alta, voglio cambiare il mondo, voglio lasciare un segno positivo nel mondo,
io ho ancora dentro un pezzo di me che prova vergogna nel dirlo ad alta voce. E ora mi chiedo perché. Perché abbiamo creato un sistema in cui voler dire voglio lasciare un segno positivo è una cosa strana. Perché abbiamo creato un sistema in cui voler fare un cambiamento è una cosa per pochi. I giovani di oggi vivono in un mondo che evolve tecnologicamente molto più veloce di come stiamo evolvendo come esseri umani. E noi abbiamo la responsabilità di aiutare i giovani a crescere come esseri umani. Perché le tecnologie sono un mezzo molto potente e sarà meglio che saranno nelle mani di persone che hanno una forza interiore così elevata da riuscire, nel momento in cui si troveranno a scegliere, di riuscire a scegliere gli interessi della collettività invece del proprio interesse personale. E io, Gerardo, ci chiediamo come si può fare questo cambiamento. Perché abbiamo avuto un'idea. Abbiamo detto, oggi viviamo in un paradigma per cui tu scegli in cosa formarti e in che lavoro fare in base al guadagno. E se cambiassimo questo modo di pensare e se iniziassimo a far pensare ai ragazzi che le competenze che stanno acquisendo oggi possono essere un mezzo per risolvere un problema. E così abbiamo chiesto a tutti i nostri studenti di scegliere tra i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in quale tra questi obiettivi avrebbero voluto applicare le competenze che stavano acquisendo. E gli abbiamo chiesto quali tra questi obiettivi ti sta a cuore. E questa domanda non ti sta chiedendo se sei o non sei in grado di cambiare il mondo. Questa domanda ti sta facendo spostare l'attenzione sul come vuoi farlo e sta dando per scontato che tu puoi farlo. Perché ci sono tanti modi diversi di cambiare il mondo. Cambiare il mondo può voler dire migliorare la vita di una o due persone, può voler dire migliorare la vita di milioni di persone, non fa la differenza. Beh, quello che è successo è che su più di 3.500 studenti, l'80% ha impostato un obiettivo e soltanto un 20% non ha impostato gli obiettivi. Ora, io so bene che l'80% non è la totalità e 3.500 giovani non sono la totalità. Però sogniamo un attimo in grande e pensiamo che esiste una possibilità, esiste una probabilità in cui in questo momento l'80% di tutti i giovani del mondo si sta formando pensando già a come potrà usare le proprie competenze per avere un impatto positivo sul mondo. E beh, pensare questa cosa non è soltanto una cosa che mi rende felice, orgogliosa delle nuove generazioni, ma è una cosa che mi fa dormire un po' più serena la notte. Perché i giovani di oggi dovranno affrontare delle sfide così grandi che sarà meglio avere persone consapevoli delle sfide che bisognerà affrontare e consapevoli che hanno già iniziato oggi ad avere le competenze per affrontarle. Ovviamente metterli in queste condizioni sarebbe una responsabilità di noi adulti, la scuola, l'università, le famiglie. Però c'è un però, perché questa è l'epoca in cui l'ignoranza è una scelta. Questa è l'epoca in cui non sapere quali sono le tecnologie che stanno impattando maggiormente sulle persone e non sapere quali sono i lavori più richiesti e non sapere quali sono le sfide che il mondo sta e dovrà affrontare nei prossimi decenni è una scelta personale di ogni singolo individuo. Quindi, ragazzi, io oggi a voi che voglio parlare, perché io non so se, come e quando il sistema formativo cambierà. Però lavoro a contatto con voi ogni giorno e se c'è una cosa di cui ormai sono certa è che voi siete la generazione che non ha bisogno di noi. Voi siete la generazione che più di ogni altra ha la forza, la voglia e il coraggio di cambiare il mondo. Quindi iniziate da oggi, partite da voi stessi, andate alla ricerca di una missione più grande di voi e soprattutto non aspettate che nessuno vi dia il permesso di farlo, perché non ne avete bisogno.